qua, benvenuti economicamente, siamo in diretta sul canale Sky 810 e in streaming su www.veltv.eu. Un'altra puntata di Economicamente, abbiamo un'altra delle nostre interviste speciali, ma con un focus alla vita reale che stiamo affrontando in questo periodo. E do subito il benvenuto a un'amica, alla dottoressa Agnese Scappini, che è in collegamento con noi. Benvenuta, dottoressa. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie. Eccoci qua, nell'ambito del mare dell'Umbria, nel mare dell'Umbria, come dice la pubblicità, è collegato con il mare verde, però mare è solo verde. Mare verde. Eccola qua, sempre sorridente, nonostante la sua professione sia abbastanza delicata dal punto di vista personale, perché affrontare in questo periodo le tematiche psicologiche è un mare in movimento e abbastanza sconosciuto in questo momento qua, anche perché le tribolazioni delle famiglie, delle imprese sono tante, le pressioni sono tante, le situazioni accidentate sono tante. E la tematica di oggi, siccome economicamente mi piace parlare anche degli aspetti emozionali, psicologici, parliamo sempre di educazione finanziaria, facciamo divulgazione, pensiamo di essere dal punto di vista tecnico, professionale, così, esperti, ma le emozioni ci bussano alla porta, vero dottoressa? Beh, ci conducono, direi, no? Ci conducono proprio, tanto più in quest'epoca dove stanno riavendo prevalenza, no? Perché quando vince e vige la paura nella nostra atmosfera, ovviamente si rimettono in atto. Diciamo che abbiamo quasi un andamento un po' regressivo, no? Che non voglio che sia letto in negativo, regressivo nel senso che torniamo un po' alle origini della nostra base comportamentale e funzionale. E da sempre le emozioni ci hanno condotto e ci hanno fatto evolvere e raggiungere quello che noi oggi siamo, perché siamo un po' abituati a vederle in negativo, no? Quest'epoca ci porta, no? Anche di vari metodologie di coaching, ma anche di psicoterapia cognitivo-comportamentale, a cercare di gestirle queste emozioni. Però io voglio sempre ricordare che le nostre emozioni ci hanno portato ad essere quello che oggi noi siamo e non siamo tanto male. Abbiamo avuto un'evoluzione incredibile, no? Rispetto a tante altre specie. Allora bisogna innanzitutto rispettarle e però capire che, come tutte le cose, hanno i loro pro e i loro contro. Se siamo in un'atmosfera un pochino terrorizzante e angosciante, ovvio che noi mettiamo in atto comportamenti difensivi. E questo si esplica in tutte le dimensioni del nostro vivere, figurarsi in quello che, a cui no, più guardiamo, che è quello economico, perché ci permette di vivere bene o male. Sei entrata delicatamente nel tema della puntata, come al solito, dici non siamo tanto male, ma veniamo da 6 mesi importanti di montagne russe dal punto di vista delle borse, dal punto di vista economico, le emozioni da febbraio di quest'anno con la guerra, la parola che non pensavamo più di sentire, velocemente, ci sono tante guerre nel mondo, più di 200, ma questa bussa alla porta proprio della nostra bolletta della luce, della bolletta del gas, delle imprese, delle famiglie, le materie prime che non si trovano, il mio denaro. Quindi le emozioni, quando faccio le scelte di denaro, influiscono anche dal punto di vista così preponderante, dottoressa? Assolutamente sì, no? Come dicevo, il fatto che viviamo in una situazione di paura, facciamo scelte difensive, quindi le nostre scelte sono protettive, no? Quasi contenitive. Non sto fermo. E magari in certe situazioni disfunzionali. Perché paradossalmente magari proteggere, sa, c'è un detto dalle nostre parti, un detto che è contadino, che dice i soldi vanno spesi quando uno non ce li ha, mentre quando ce li ha non vanno spesi, che ci dice un po', no? Ci dice il fatto che magari quando non li abbiamo, quando siamo in una situazione di crisi, forse è il momento effettivamente di investire perché bisogna trovare strade nuove.
E quindi ovvio che lì però si apre il margine di rischio, si aumenta il margine di rischio, soprattutto dato dal fatto che non sapendo quello che il futuro mi porta, noi ragioniamo sulla base, le chiamiamo nel nostro mestiere di affordance, no? Di agganci che mi danno sicurezza su come io mi debbo comportare. Quando ci sono grandi cambiamenti, quindi l'ambiente ci restituisce nuove modalità di vita, eccetera. Quindi io non so, non ho più affordance, non ho più i miei riferimenti. Ovvio che non posso più prevedere qual è la ricaduta del mio agire e questo mi inibisce, no? È inevitabile. Nell'ambito soprattutto aziendale, imprenditoriale, dove effettivamente in casi di crisi e momenti di crisi è il cambiamento la vera forza. È ovvio che si crea un po' una conflittualità perché io non vorrei muovermi, ma questo mi irrigidisce e in posizioni che possono essere controproducenti. Quindi le emozioni, quando investo, siccome investire è anche una metodologia razionale, ma le emozioni sono cattive o buone consigliere? Cioè, le emozioni, la borsa sale, allora anche io metto il mio denaro, la borsa scende, allora vendo tutto. Accidenti, aiuto, aiuto, aiuto. Le emozioni, non, come dicevi, non si possono, fanno parte di noi, non si possono, si possono governare, si possono, c'è la possibilità. Si devono conoscere, si devono Ecco. conoscere, ogni persona deve conoscere come le emozioni funzionano, cioè il suo funzionamento. Quindi sapere che, perché ci sarà l'imprenditore più coraggioso e l'imprenditore più, diciamo, tradizionalista, no? E che hanno evidentemente rispetto alle borse sicuramente reazioni totalmente diverse. No? Vero? E anche un sentire totalmente diverso. E questo quindi è fondamentale perché conoscere come io reagisco e so che rispetto a quell'evento io reagisco a questa maniera o sento questo tipo di emozione e questo mi permette di scostarmi un attimo dall'emozione, di osservarla e di capire se mi può aiutare o no. Perché non è mai d'aiuto in maniera assoluta, assoluto un'emozione né disfunzionare in maniera assoluta. È sempre contestualizzabile Ecco, noi quello che io. diciamo sempre che l'aspetto dell'educazione finanziaria, del consulente finanziario è importante, ma il lavoro in team e avere anche la possibilità di poterci confrontare con lo psicologo, sì, anche nel team dello psicologo serve, anche perché media le emozioni, te le fa conoscere, te le fa capire, te le prende per mano e quindi consapevolezza. Quando hai questa consapevolezza, allora puoi agire, giusto, dottoressa? Sì, lo psicologo che noi abbiamo avuto anche in esperienza insieme, no? In Certo. questa veste ha un ruolo soprattutto nel team e soprattutto nella consulenza finanziaria che tocca temi paradossalmente forse i più intimi, no? Perché poi i nostri soldi, il nostro paniere è la cosa più anche fra le più intime che abbiamo, no? Cosa più E importante? a cui dedichiamo tanta attenzione e interesse. Allora, lo psicologo come una persona in questo senso che può avere uno sguardo che è fuori dal paniere, permette di poterci osservare da fuori, perché io faccio sempre l'esempio, noi la nostra voce la conosciamo da dentro, per sapere com'è fuori dobbiamo registrarci, cioè ci deve provenire dall'esterno e quindi capiamo effettivamente, la sentiamo diversa. Ecco, la mia figura fa un po' questo, permette di riflettere dall'esterno quello che è il funzionamento o quello che sta succedendo nella persona e nell'eventuale cliente di un team di consulenti e nello stesso team di consulenti potersi vedere da fuori, cioè come stiamo agendo, come stiamo funzionando, dov'è che stiamo magari o sbagliando o dove possiamo migliorare. È come uno specchio che ci permette di avere un'osservazione terza e quindi vederci dal di fuori. Quando noi riusciamo a vederci dal di fuori, ci discostiamo da tutto ciò che è anche il nostro sentire, questo ci permette una maggiore lucidità. Quindi dallo specchio e di vedersi da fuori, è una bellissima immagine. Trovo anche molto utile la figura dello psicologo in alcuni passaggi della vita durante me, cioè durante me, nel mio futuro come mi vedrò, ma il dopo di me, che non viene mai affrontato, nel senso che famiglie, dinastie, l'85%
delle aziende sono in mano ancora all'80%, dipende dalle statistiche, al fondatore, che tiene il bastone del comando e quello che lui ha fondato è giusto perché ha creato. Poi ci sono i figli, ci sono già i nipoti, ma nessuno è ancora in azienda. Queste dinamiche familiari, questi aspetti psicologici nel programmare lunga vita all'azienda è importante, non solo l'aspetto del consulente finanziario, del notaio, del commercialista, ma ritengo che nel team, oggi come oggi, ci debba essere l'ascolto, l'aspetto psicologico delle dinamiche familiari. Cosa ne dici? Assolutamente sì, perché è molto raro che si riesca ad avere un giudizio scevro, no? Di emozioni, tanto più nei contesti familiari che sono magari alla base o proprietari di una realtà aziendale, perché in Italia noi sappiamo che la stragrande maggioranza delle realtà imprenditoriali e aziendali sono conduzioni familiari, e quindi la conduzione familiare fa sì che ciò che interviene nelle decisioni, nei movimenti e nell'evoluzione dell'azienda stessa siano i legami familiari, che ovviamente sono dati da un'affettività, non da una razionalità prima di tutto. E questo di per sé può essere, come sempre, positivo se vi è un grande dialogo interno, se vi sono delle capacità, ma può essere anche molto negativo quando ci sono delle rigidità. Perché dobbiamo fare anche il conto con l'oste, si dice, no? Cioè bisogna guardare le condizioni attuali oggi della realtà, che sono tanto cambiate. Oggi c'è un'evoluzione, un cambiamento nel sistema di lavoro, nelle dinamiche di lavoro. Ed è ovvio che il padre, no? Un uomo di 80 anni, che ha avuto i suoi feedback positivi perché ha costruito quell'azienda e vi è riuscito con una certa modalità, quelle modalità per oggi possono non poter funzionare. Ed è ovvio che però lui si aggrappa a quelle sue modalità e magari vi sono i figli che cercano di proporre e portare nuove modalità, ma non sempre è facile, perché poi anche fra i figli si può creare una conflittualità, chi somiglia più al padre, chi no, porta avanti invece una modalità del tutto reazionaria. Insomma, si creano queste dinamiche che ovviamente una figura come lo psicologo può osservare in questo senso, perché è ovvio che un consulente, è ovvio che avvocati, commercialisti, eccetera, possono avere l'ottica di qual è la scelta migliore per quell'azienda. Ma come le persone in gioco possano accettare o no quella scelta è tutta un'altra questione. Hai ragione pienamente, perché hai proprio ragione, dottoressa, perché mi è capitata in un'azienda, quindi sei tu fondatore 80 anni, parlo con lui, c'è il figlio dietro di 50 che mi guardano, poi il papà manda il figlio via con una scusa e il papà mi dice: ma lo ha visto mio figlio, e io dovrei... Va bene, io annuisco, finanza comportamentale, sorrido, poi il figlio mi accompagna all'uscita a prendere un caffè, e mi allontano papà e mi fa: ma ha visto mio padre? Lo ha visto, non mi fa neanche cambiare il software, non mi fa aggiornare niente in questa... Lo ha visto mio padre? Ecco, queste sono situazioni che come consulente, nonostante i corsi, nonostante gli aspetti di finanza comportamentale, bloccano anche tutti gli strumenti bellissimi che abbiamo, il patto di famiglia, tutto quello che vuoi, ma non entriamo nel dettaglio, ma bloccano il futuro di quell'azienda e molte aziende rischiano di implodere in questo immobilismo. È un rischio grandissimo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista del territorio, del personale che lavora, cioè ha ricadute, quindi l'aspetto psicologico è importante per me. Cosa dici, Agnese? È importantissimo, poi se si riesce a inserire questa figura ovviamente può aiutare in questo passaggio dove vi è il conflitto archetipico per eccellenza, no? Il figlio con il padre che racconta tutta la nostra storia e della nostra cultura, è alla base, il figlio deve, è simbolico, deve uccidere il padre, il figlio deve, tra virgolette, simbolicamente, aperte, virgolette, deve uccidere il padre. Simbolicamente sì, e la battaglia stessa è quella che tempra il figlio per poter renderlo all'altezza delle sfide che poi la vita gli propone. E questa è proprio la base di un nostro sistema. Se noi riusciamo a viverla nella maniera più giusta e più consapevole, più che giusta, più consapevole, allora questa cosa si supera, e forse anche nel migliore dei modi. Però è ovvio che
Volevo chiederti una cosa, dottoressa, ti interrompo un attimo, perché mi chiedono spesso dove possono trovarti, perché i tuoi canali social, il tuo sito, vogliono conoscerti anche così, anche sotto questi aspetti, non proprio, però l'aspetto del denaro è importante. Quindi dove ti possono trovare? Allora, agnesescappini.it è il mio sito dove sono contattabile tramite la mia mail. Mi trovate con Agnese Scappini in tutti i social. Ah, oramai sì, sono sì, ovunque, sì. Ovunque. La tua cosa di cavallo di battaglia che ha grandissimo successo sui social è i 60 LinkedIn. Secondi. E lì? I 60 secondi di psicologia sono udibili su LinkedIn, su TikTok, ma li trovate anche su YouTube e sono assolutamente contattabili anche perché usando questi strumenti ovviamente sono molto reattiva anche tramite queste modalità di contatto. Bella questa perché a volte basta anche una consulenza, da poco ad certo. Esempio ho avuto un feedback con una figlia appunto di un'azienda sempre su Milano, dove si erano create queste situazioni qui, è bastata una chiacchierata, a volte basta veramente poco, a volte serve più tempo, però insomma non irrigidirsi anche qui in senso protettivo di paura, no? Ovviamente quando c'è la paura c'è anche la sfiducia verso l'altro, una figura come la mia è una figura che oggi si sta cominciando a muovere anche in questi ambienti, quindi anche per questi ambienti non è molto familiare ancora. Però cominciare piano piano a piccoli passi, testare, no? Anche l'efficacia effettivamente che una figura del genere può avere è sempre una risorsa in più. La reputo, tra virgolette, l'aspetto psicologico un'arma, chiuse virgolette, potentissima da poter affiancare il team di consulenza delle imprese per poter fare questo coinvolgimento prima generazionale per poi fare questo benedetto passaggio indolore. Quindi sì, hai detto bene perché fai molti riferimenti anche sui tuoi social all'esperienza della Grecia, la filosofia, gli dèi. Dici, ma cosa stai dicendo Maurizio? Uccidere il padre viene da lì, viene da questo aspetto qui, viene da poter conoscere, le parole sono importanti e l'ascolto che un professionista come lei ha, dà alla famiglia, ha l'importanza che dà al fondatore, l'importanza che dà al figlio, genera energia positiva. Io sono convinto che hai ragione, è all'albore questo strumento della psicologia in questo ambito dell'economia, ma siamo pervasi da bias, come dicono quelli bravi, cognitivi, che ci bloccano. Cosa sono questi bias cognitivi? Ce lo vuoi spiegare una volta per tutti? Che bloccano... Allora, intanto ti ringrazio, il fatto che tu promuova così no, la nostra figura è all'avanguardia e non è scontato. Quindi è importante perché è un'apertura. I bias cognitivi sono degli errori di valutazione, ma non errori perché il nostro cervello non funziona bene, ma perché noi siamo un sistema ergonomico, cioè noi siamo a risparmio di energia. Quando noi facciamo le nostre valutazioni sull'ambiente, perché noi ogni azione che compiamo la facciamo sulla base di una valutazione automatica inconscia che il nostro sistema ha attuato, cioè se io devo uscire di casa, osservo fuori, faccio due conti e considerazioni approssimative che mi fanno capire che tipo di clima c'è e come mi devo vestire. No? Semplicemente. Ok, questo vale per una cosa semplice come il meteo e quindi il mio modo di vestire, ma questo noi lo facciamo per tutte le cose che quando entro in una stanza con degli sconosciuti, già lì dobbiamo inquadrare se quell'ambiente è sicuro, se quelle persone sono sicure, e lo dobbiamo fare su una base non razionale perché richiederebbe troppo tempo e troppe risorse energetiche, ma su una base irrazionale. Cioè in realtà, diciamo, del sistema nervoso centrale di nocicezione si chiama, cioè del cosiddetto sesto senso che esiste, è la nocicezione, cioè è la percezione del nostro sistema nervoso centrale che è strutturato per recepire tutte le particolarità che un ambiente ci dà e su quella base valutare se quell'ambiente è sicuro o no, ad esempio. Ora il bias è un tipico errore che accade a seguito di una valutazione che noi dobbiamo fare nel minor tempo possibile. Ad esempio, se noi dobbiamo giudicare una persona di colore. Ecco.
Se fa qualcosa, se parla ad alta voce, come lo leggiamo? E il bias è anche ovviamente un condizionamento culturale, non è solo Ma anche istintuale. trasportandolo in economia, in finanza, in investimenti, ah già, io lo so che è così, io lo so che è così perché ho questa convinzione, questa cosa di essere convinto di questa cosa qui, di essere nelle mie... E poi invece mi porta all'errore, mi porta magari a perdere del denaro, questi aspetti qui, mi portano a fare scelte in ritardo o anticipare scelte che andrebbero più ponderate, giusto, dottoressa Rivi? L'alternativa al bias è il pensiero creativo, che tuttavia richiede diciamo una rusal, si dice nel mio mestiere, base equilibrata. La rusal è il nostro sistema di attivazione. Il bias subentra soprattutto quando io sono, diciamo, soverchiato anche dalle emozioni. Se io sono spaventato, sicuramente ragiono di bias. Il Bella questa pensiero cosa. creativo invece, che è quello che interviene quando io ho uno stato psicofisico equilibrato, mi permette di avere la cosiddetta lucidità che mi permette di trovare nuove soluzioni, un pensiero nuovo sulla base delle stesse variabili, perché poi il pensiero nuovo, il pensiero creativo, cioè la creatività, è semplicemente saper osservare le stesse condizioni in maniera nuova. Un pensiero È quello laterale, che. un pensiero laterale, come dicono quelli bravi. Un pensiero laterale. A lato, cioè, sì, perché è più ampio. Quindi quello che sta dicendo adesso la dottoressa viene usato negli Stati Uniti, in Inghilterra, eccetera, da grandi manager. Lo strumento è la meditazione. Dice, ma cosa stai dicendo, Maurizio? In finanza la meditazione. Grandi scelte, grandi tensioni, grandi capitali da investire, ma la meditazione mi porta a questo stato di pensiero laterale, giusto, dottoressa? Sì, esatto, perché riesce a darmi la consapevolezza del controllo su di me, sui miei pensieri. La meditazione è una caratteristica fondamentale, che è quella forse una delle più belle caratteristiche che la filosofia orientale ha, quella di riuscire di insegnarci a separarci dai nostri pensieri e dal nostro sentire, a poterci guardare da fuori, come dicevo anche prima. Questo abbassa le nostre funzioni. Bella questa cosa qui, bellissima. Anche perché mi dicevi che stai iniziando della formazione, aprirai dei corsi di meditazione. Sai che sono appassionato Sì, anticipi. come esperto di arti marziali, mi piace molto, noi meditazione la facciamo, ma se viene guidata una persona esperta come te, questo è un booster. Quindi mi dicevi questa novità che aprirai. Sì, la sto organizzando, ho intenzione di intraprenderla dopo Ferragosto, oramai insomma siamo nel pieno delle ferie, al rientro dalle nostre ferie, cominciare con un appuntamento settimanale e farci queste meditazioni insieme, online, così le persone la possono fare comodamente da casa, si Bello, procureranno giusto qualche candela e proviamo a vedere bello che cosa. questa novità che ci regali anche qui sul canale Sky 810 in streaming su welltv.eu, una novità, mi hai detto di non dirlo, ma io siccome sono un ragazzo timido lo dico, c'è in gestazione un nuovo libro, una nuova copertina, un lancio quest'autunno di una novità strepitosa della dottoressa Agnese Scappini. Mi puoi dare solo il titolo del libro, anche se non c'è ancora No, il fisicamente? titolo non si può dare. Il titolo non si può dare perché è proprio siccome è il brand di questo metodo che vado a Ecco, spiegare nel libro, tuttavia sintetizzo. sicuramente è un metodo. È un metodo, cioè, la È un curiosità. metodo, è un mio metodo di lavoro, esito di un'intuizione e mi fa enormemente piacere, è una bellissima gestazione. Sì, a fine settembre spero di poterlo cominciare a presentare, lo presenteremo in tutte le principali città d'Italia, quindi Verrai anche a sarete ben Brescia a contenti. presentarlo, Verrò speriamo, verrai anche a Brescia. anche a Brescia, assolutamente sì, Maurizio Poli avrà da fare, sarà impegnato in questa cosa. E sì, e speriamo che sarà un successo, Scusa vediamo. se ti ho rubato questa cosa qui, ho fatto questo piccolo No, per spunto. me è un grandissimo piacere, no? Sono quelle Anche cose che ti perché lo emozionano. vedremo sui tuoi social, dappertutto, con i video, quando ci sarà il Sarò lancio. Sarà ridondante. ridondante questo aspetto qui. Perché lo meriti dal punto di vista professionale, come donna, come mamma e come anche creativa, perché c'è molta della tua creatività in questo metodo che potrà portare beneficio a tanta gente. Una tua frase, Assolutamente. chiedo alla regia quanto ci manca, ma dovremmo essere in conclusione.
Quindi la regia dice, fai tu Maurizio, possiamo andare avanti anche un'ora. E noi andiamo avanti anche un'ora con la dottoressa Scappini. Non abbiamo problemi perché gli argomenti... Ho pazienti, ho Hai pazienti, devi andare, hai sono pazienti. pazienti. Ah, ho pazienti, non sono paziente. Ho dei pazienti, Poli, devo andare. Questo dei weekend, pazienti, questo pazienti. Venerdì, che avete la riflessione su questi argomenti, ci lasci con un'ultima frase, bellissima quella dell'esperienza contadina, che mi piace moltissimo, per dire... Il denaro, se lo ripeti, dice quando non ce l'ho, lo spendo. I soldi vanno spesi quando non li abbiamo. E invece quando li abbiamo? E quando li abbiamo non vanno spesi. Che va, bella fatto, va fatto cassetto. Quindi le emozioni vanno conosciute, come per riassunto di questa puntata, vanno conosciute, va conosciuto con l'aiuto di un esperto se stessi, per poter poi agire. Quindi... Sono un imprenditore, sono un professionista, sono un papà di famiglia. In tutti gli ambiti le emozioni intervengono. Noi parliamo di denaro perché è la cosa più importante dopo il sangue, sì è vero, ma a volte ci interessiamo più di quant'è un telefonino, tutte le sue tecniche. Poi il denaro invece lo investiamo così, cadiamo preda nel gatto e la volpe online di facili guadagni, anche lì l'aspetto psicologico è importante. Il gatto e la volpe che mi mette e dice metti qua i tuoi soldini che nascerà l'albero del denaro. È vero che c'è anche questo aspetto qui del gatto e la volpe? Sì, vi faccio un esempio però che rompe un bias. Noi ci dobbiamo immaginare come sì conduttori di una nave, ma la vita, la realtà, non è il mare che è solcato quindi passivamente, ma è il vento. E ecco. Quindi noi dobbiamo essere bravi esperti, conoscitori dei venti, ma sapenti anche gestire l'imprevedibilità del vento. Un Magellano, siamo un Magellano moderno nel 2022, un Magellano che lui ha scoperto lo stretto con tutta la sua forza, però aveva lo sconosciuto, le vele, il vento, la difficoltà quando non c'è il vento, la ciurma che si ribella, dice stai sbagliando, la capacità di governare la propria nave. È importante, dottoressa, mi stavi dicendo. Assolutamente sì, e di governare l'imprevedibilità. Governare l'imprevedibilità, quindi anche dal punto di vista economico, dal punto di vista manageriale, il manager, che deve gestire tante situazioni durante la vita quotidiana, e l'imprenditore, che è nella sua parola stessa. Ricordiamoci che la dottoressa ci ha regalato anche questa volta l'importanza e la forza delle parole. Le parole sono energia, le parole sono importanti e sono dei piccoli semini che vengono seminati nella nostra mente e generano, come vengono seminate, potenza nella nostra mente e nel nostro cuore. Cosa dici, dottoressa? È l'energia delle parole? Assolutamente sì, sono dei semi, fioriscono sempre. E quindi tu ci hai aiutato a fiorire anche questa volta. Direi che ti ringraziamo. Grazie. E ci trovate ancora, spero di averti ancora qui nei nostri format, ospite, perché è molto importante, dà energia positiva. Il signor Poli vuole indebitarsi e lo facciamo volentieri. Io devo spendere i soldi quando non ci sono e quindi sto investendo. Questo aspetto esatto. Qui delle puntate televisive, tutto lungo questa carrellata estiva, ci saremo fino al 5 di agosto, poi sarà in replica, dottoressa, fino a metà settembre. Quindi ti vedranno sui social, qui sulla TV. Quindi questa puntata la potete rivedere e ascoltare e magari contattare la dottoressa anche per il vostro aspetto economico, non solo dal punto di vista personale. Ti ringrazio, un abbraccio alla tua famiglia. Grazie, in bocca a al lupo voi. Al tuo libro che nascerà, diciamo così. Una tua frase Viva di chiusura. Lasciaci con una tua frase. Siate accettate il vento. Accettate Bello. Il vento. E noi accettiamo il vento. Alla prossima puntata di Economicamente. Alla prossima!